Benvenuti a Astronomia da Paura! La prima foto con cui iniziamo la videogalleria astronomica di Halloween di quest'anno ritrae la nebulosa Velo, classificata anche come NGC 6960, che è ciò che resta di una supernova esplosa 9000 anni fa. È stata scattata da Fred Hermann dell'Owl Mountain Observatory sulle Blue Mountain a Huntsville, in Alabama. Il nome, Witch's Broom, la scopa della strega, è quanto mai indicato ed è stato proposto proprio dallo stesso Hermann. La scopa ha un'estensione di circa 35 anni luce e dista da noi 1500 anni luce. La stella brillante al centro e 52 cigni, che può essere osservata anche a occhio nudo, ma solo in una serata serena e lontano da qualunque fonte di luce terrestre. NGC 7380 è un ammasso aperto nella costellazione di Cefeo, scoperto nel 1787 da Caroline Herschel. Intorno all'ammasso si trova una nebulosa a emissione, nota come Wizard Nebula, la nebulosa dello stregone o del mago. Nella forma ricorda più che altro il tipico cappello a punta di maghi e stregoni o, in un'interpretazione meno inquietante, un sombrero. Scoperta nel 1982, la pulsar PSR B150958 è circondata da una nebulosa che si disperde per 150 anni luce, posta nella regione identificata come RCV89. Scusate tutte queste sigle. A causa della sua forma caratteristica viene chiamata Hand of God ed effettivamente ricorda una mano che sorregge l'universo, un po' come la mano di Nur-ud-Din Muhammad Salim, quarto imperatore Mughal, rappresentato proprio nell'atto di sorreggere un globo. D'altra parte, l'imperatore era noto anche come Jahangir, ovvero colui che tiene in mano il mondo. La foto che vediamo, scattata dal telescopio a raggi X Chandra, richiama alla mente in particolare di noi appassionati di supereroi la mano che creò l'universo, disegnata da John Byrne nello speciale di Lanterna Verde Gunted's Tale, scritto dallo stesso Byrne insieme con Larry Niven e pubblicato nel 1992. La Cat's Eye Nebula, nebulosa occhio di gatto, classificata come NGC 6543, è una nebulosa planetaria scoperta nel 1786 da William Herschel. Fa parte della lunga serie di occhi cosmici osservati dai nostri strumenti, ovvero una collezione di nebulose, per lo più planetarie, dove la particolare simmetria sferica del gas che circonda la stella centrale ricorda proprio un occhio. Se poi combiniamo insieme le informazioni che ci vengono dalla luce visibile con quelle provenienti dai raggi X, otteniamo uno scatto perfetto per il periodo di Halloween. Se vediamo la nebbia dall'esterno, possiamo anche restarne affascinati, un po' come se un pezzo di cielo venisse a trovarci sulla Terra. Se però ci troviamo al suo interno, può causare diversi inconvenienti dovuti alla scarsa visibilità. Oppure, come nel caso della nebbia film di John Carpenter, portarsi dietro una terribile, sanguinosa maledizione. In un certo senso, IRAS 05437 più 2502, nebulosa a riflessione nella costellazione del Toro, sembra minacciare le stelle intorno a sé proprio come la nebbia di Carpenter. E da qui anche l'ispirazione dell'illustrazione con cui ho aperto questa videogalleria. Arrivati a questo punto, non mi resta che innanzitutto invitarvi ad andare in descrizione per recuperare tutti i link dedicati alle foto che ho raccontato nella videogalleria di quest'anno. E poi, come sempre, invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!